secondo incontro del ciclo di seminari e attività laboratoriali dal titolo Tra linguaggio e comunità, più conoscenza per una maggiore uguaglianza. Questo ciclo di seminari è stato organizzato dal Comitato Unico Garanzia dell'Università del Salento, sul programma di Marco Veglio, che adesso vi presenterò, per offrire a tutta la comunità studentesca uno spazio di condivisione, riflessione e confronto in merito a quelli che sono dei temi di cui si sente tanto parlare, ma di cui forse ancora c'è tanto da dire, da approfondire insieme. Abbiamo già introdotto nel seminario del 7 marzo gli stereotipi di genere, l'identità di genere. Oggi vi parleremo di omogenitorialità. Ci saranno degli incontri sugli studi specifici dell'apprendimento e sul linguaggio non sessista. Ora vorrei presentarvi Paola Martino, componente per parte sindacale del Comitato Unico di Garanzia dell'Università, componente del Centro Studi Osservatorio Donna dell'Università, nonché capo ufficio del Centro Integrazione Disabili e DSA. Però soprattutto sono qui oggi per dare un segnale da parte del Comitato Unico di Garanzia e darvi anche il saluto da parte della Presidente, la professoressa Meg Britton, che aveva lezione e non poteva essere con noi. Il Comitato Unico di Garanzia, CUG, non è una parolaccia, ma è un organismo che c'è all'interno dell'università, come in tutti gli organismi, in tutti gli enti pubblici, per occuparsi della promozione delle politiche di genere, del benessere lavorativo di tutte le persone che si trovano all'interno dell'ente, quindi non solo del personale tecnico amministrativo come sono io, ma anche degli studenti, ma anche del personale docente. E il Comitato Unico di Garanzia ha accolto con molto piacere la proposta che è venuta appunto dalla componente studentesca del Comitato, rappresentata da Marco Bello dell'Associazione LINC, che ha presentato questo bellissimo progetto che ha previsto appunto questa serie di incontri. E quindi il Comitato lo ha appoggiato, l'ha seguito e l'ha realizzato. Diciamo che l'idea è stata bella, noi abbiamo capito l'importanza di questa idea e la testimonianza è anche la vostra partecipazione. E quindi vi ringrazio tutte e tutti di essere qui, ringrazio anche gli amici relatori e la nostra coordinatrice e credo appunto che sia veramente un momento importante di riflessione su temi che sono sempre di più all'ordine del giorno e quindi su cui è sempre più importante riflettere, ragionare, ma anche informarsi e formarsi, e questo è l'obiettivo di questo pomeriggio. Grazie. Passo la parola a Marco Bello, che forse molti di voi già conosceranno. Lui si è sempre battuto per la disabilità, accessibilità, inclusione sociale, fa parte dell'Associazione Studentesca di Lecce, è un rappresentante degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia e nel Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo. Buonasera a tutte e tutti. Vedere sempre le aule piene per le iniziative di questo progetto è per me motivo di gioia, motivo di orgoglio. Questo progetto nasce all'inizio del mio mandato, quando io mi sono posto l'obiettivo di ravvivare un po' l'università su alcuni temi che noi non trattiamo normalmente nei nostri corsi, non trattiamo nelle attività didattiche. Ora io mi sono chiesto come posso far conoscere agli studenti e alle studentesse interessandogli su alcuni temi che di solito non vengono trattati molto. Ho pensato ed è venuto fuori un bel ciclo di attività laboratoriali e seminariali in quattro giornate su vari temi. Ecco, vedere le aule piene è per me motivo di soddisfazione perché vuol dire che ce l'abbiamo fatta, dopo
dopo tanto impegno, dopo tanto sacrificio, ad arrivare alle sue intese studenti. Chiaramente non sarei obiettivo se vi dicessi che questo seminario non sarebbe uscito così bene senza la preziosa collaborazione di tante e tante persone che hanno lavorato con me. Paola Martino è una delle prime che io voglio citare, si è spesa molto, veramente tanto, anche fornendomi le sue risorse umane in qualsiasi momento, per qualsiasi cosa, per l'organizzazione di questo progetto. Volevo ringraziare la famiglia che ci sta aiutando a moderare, Francesca che ha preso le vostre presenze, i relatori, il professore Taurino che è per me un onore averlo qui, perché ho cercato in tutti i modi di trovare un momento in cui non avesse lezione. L'Università di Bari purtroppo ce l'ha rubato, io ho detto che sarebbe stato bello avere il professore Taurino a lecce. La professoressa Mancarella che... ha lavorato tanti anni con noi e che ora si occupa del Centro Studio Osservatorio delle Donne, di cui è presidente, garante dei detenuti. Quindi abbiamo un altissimo livello questa sera, questo pomeriggio, per poterci formare, per poter capire qualcosa di più di questo tema, di cui non vi anticipo nulla perché saranno i nostri relatori bravissimi a parlarvi. Dovrebbe raggiungerci appena possibile il professore Pisanò, che è impegnato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche. Vorrei fare un saluto a nome del Dipartimento di Storia, Verità e Studi sull'Uomo e del direttore Pollice, che è impegnato in questo momento in un incontro con una sigla sindacale sull'accessibilità. Quindi il direttore si scusa per non essere presente, ma manifesta ancora una volta il suo sostegno, il sostegno dell'intero dipartimento a questa iniziativa. Questo non può che farci piacere. Ora vorrei invitare qui per un saluto gli amici dell'associazione Agedo Lecce, che ci onorano della loro presenza, e Gianfranca Saracino, la presidente, che io stimo molto, vorrei che ci dicesse qualcosa, anche per darci un po' del suo spirito positivo che sempre la contraddistingue, in modo da iniziare le attività col sorriso. Grazie. Salve, buonasera, grazie Marco, complimenti per questa iniziativa, complimenti ai relatori, agli organizzatori e a voi che siete qui. Una cosa bellissima vedere tanti giovani interessati ad argomenti così importanti. Allora, io rappresento l'associazione Agedo Lecce, che è un'associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT, lesbiche, bisessuali, trans. E quindi un saluto brevissimo per dirvi che la famiglia come quella nostra e dei soci, diciamo, della nostra associazione, la famiglia è una rete affettiva e già di per sé rappresenta un ponte tra il passato e il presente e rappresenta un movimento di cambiamento al suo interno e anche all'esterno, nelle sue relazioni, perché noi come genitori e anche gli altri genitori che fanno parte dell'associazione vengono da una educazione, una mentalità che diciamo era lontana dall'affrontare e dal conoscere argomenti come questi, così importanti, che però interessano tante persone, i nostri figli, i nostri nipoti, però sono proiettati al futuro. Perché comunque hanno figli, hanno nipoti, quindi il loro cambiamento di mentalità coinvolge tutta una rete intorno. Faccio un piccolo esempio che vado apposta perché io potrei parlare a distanza, lo sa, sono proprio loro che vorrei parlare per sempre. Sì, per esempio ieri una mamma di un ragazzo trans che aveva tante difficoltà all'inizio, in una delle telefonate ieri mi diceva io non sapevo come dirlo a mia madre, però lei adesso
questo? Dice sì, perché lei lo aveva capito e ha detto una espressione, voi mi dovete aiutare perché io questo dialetto, questo proverbio non lo conosco. 8 giorni le chiacchiere, non so come si dice in dialetto, non me lo ricordo, 8 giorni di chiacchiere e passa tutto. La mamma ha detto a sua figlia, non ti preoccupare, se hai paura delle piante della gente, durano 8 giorni, poi passano. E quindi è uno spirito positivo della nonna, quindi perciò vi ho detto che mentalità cambia, noi rappresentiamo questo passaggio. Bocca al lupo e complimenti di nuovo, auguri ragazzi. Sociologa, psicologa, presidente del Centro Studio Osservatorio Donna e garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Ha svolto presso l'Università del Salento l'attività di ricercatrice di sociologia, di docente di metodologie della ricerca sociale applicata al servizio sociale, ma nell'ambito di tali insegnamenti, quindi la cosa importante, è che si è occupata di politiche e strategie per le famiglie e per i minori, le applicazioni anche in ambito territoriale. Inoltre è stata giudice onorario presso il Tribunale per i Minori di Lecce in quanto illustre esperta nel campo delle relazioni familiari, mediazione familiare, studi di genere e cambiamenti del ruolo delle donne nella famiglia e nel lavoro. Oggi aprirà le danze di questo bellissimo seminario di cui discuteremo insieme con l'obiettivo di esplorare quella che è la presupposta connotazione naturale della famiglia per offrire un ripensamento critico di quelle che sono le forme e i significati che sembra assumere rispetto al contesto storico culturale. Prego. Grazie, mi fa piacere tornare in un'aula universitaria, parlare con voi studenti e studentesse. Continuo a fare un po' di attività di formazione, ma prevalentemente con adulti, quindi mi fa veramente molto, molto piacere. Il titolo che io ho dato a questo mio intervento riprende un po' le parole di Chiara Saraceno, perché credo che oggi più di ogni altro momento sia necessario chiarire un discorso di fondo e quindi proviamo a capire, a sapere di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Fino a 7-8 anni fa, nell'ultima fase della mia attività, sembrava che alcune di queste cose da cui io partirò e che vi dirò, io non vi parlerò delle famiglie non naturali, come le definiscono, ma vi parlerò della famiglia per riprovare, per rimettere in discussione un concetto che sembrava essere acclarato e che cioè non c'è niente di meno naturale della famiglia, che il concetto di famiglia come unità naturale è un falso storico ed è assolutamente un falso, basta studiare, cosa che ormai sembra che sia andata un po' in disuso, no? E ho visto anche i testi che voi, chi farà sociologia della famiglia, andrà a studiare. Nessuno di questi testi troverete nemmeno una piccola parte di quello che io proverò brevemente a dirvi oggi. Vi consiglio, per chi avesse voglia invece di andare ad approfondire, o il testo di Chiara Saraceno, Coppie e famiglia,
e famiglie, o per chi avesse poi addirittura il piacere di andare a risalire ai classici della sociologia, l'antologia di Roverde e Pierrone, Letture di sociologia della famiglia, in cui ci sono riportati i brani dei classici della sociologia per capire, per tornare un po' all'origine e non nutrirsi delle quattro parole che i mezzi di comunicazione, i social oggi divulgano. Il vero problema del fenomeno di una sorta di ignoranza di ritorno, anche per chi ha un titolo, e di quello che noi chiamiamo analfabetismo funzionale, è proprio questo: l'impoverimento delle conoscenze, il restringimento delle fonti, l'approvvigionarsi per le idee solo sui semi digeriti, neanche semi masticati, ma proprio sui semi digeriti, cioè su qualcosa che non ha più niente a che vedere con le fonti da cui è nata. Allora, la cosa più importante che io spero di riuscire a comunicarvi è questa: andate quando avete una curiosità, quando avete il desiderio di conoscere, andate alle fonti, cercate i testi che analizzano, non i testi che sintetizzano, perché le sintesi non sempre sono esaustive, ma spessissimo sono fuorvianti. Allora, intanto proviamo a capire perché la famiglia facilmente viene contrabbandata per una organizzazione naturale. Perché è il luogo fisico, relazionale, affettivo dentro cui bene o male tutti nasciamo, qualunque sia la situazione della famiglia. E quindi la sua ovvietà, la sua ripetitività, la sua scontatezza, in qualche modo ce la fa vivere come se fosse... A me gentilmente, se mi trovate un bicchiere, mi fate una cosa. Sono incapace di fare una cosa. Quindi questo la fa vedere come qualcosa che non c'è, no? Come l'aria che respiriamo, come la luce del sole, che non ci chiediamo, come il giorno che nasce e la sera che arriva, il giorno che finisce, no? Come una sorta di realtà universale, unica, eterna, dentro cui tutti vengono a trovarsi. In realtà non c'è nulla di meno naturale della famiglia. E oggi proveremo a ragionarci su, sia andando per somme linee, proprio per flash, a vedere gli studi di chi ha provato a capire come è nata la famiglia, le origini dell'umanità. Non solo, poi vedremo qual è stato il momento di svolta epocale della famiglia e la nascita del modello prevalente di famiglia in cui noi ci troviamo e l'operazione di annullamento della storia, no? Con la ipostatizzazione di un modello esteso ad ogni epoca e ad ogni luogo. Una cosa che io ho sempre bloccato quando i miei studenti e le mie studentesse facevano gli esami era di quando cominciavano a dire in passato. Ecco, questa frase mi faceva venire la pelle d'oca. Io dicevo, non vi permettete mai più nella vostra vita, dopo aver superato il mio esame, di dire in passato. Il passato non è un calderone unico dentro cui c'è tutto quello che mi sembra non appartenga alla quotidianità. Passato è la storia, e la storia è qualcosa che cambia nello spazio, nel tempo e anche in relazione alle strutture sociali, l'appartenenza di genere, insomma, è tutta una serie, il genere, è tutta una serie di elementi
che fanno sì che la parola passato, detta semplicemente così, sia veramente inaccettabile per chi può dirlo il mio fruttivendolo, ma non lo potete dire voi, perché altrimenti avete studiato o storia o sociologia o qualunque altra disciplina in mano. Allora, intanto la prima cosa che caratterizza la famiglia è quella che noi immaginiamo sia la formazione della coppia. E questo è il primo falso. Famiglia e coppia non sono la stessa cosa, nella maniera più assoluta. Esiste la famiglia senza la coppia, esiste la coppia senza la famiglia. La coppia è la relazione tra un uomo e una donna, ma non è la quella che è invece poi la famiglia, che è definibile, ammesso che vogliamo provare una definizione, il sistema di regole che variano nello spazio e nel tempo, che stabilisce come si forma una coppia, come si regolano i rapporti tra i generi e le generazioni. Quindi la famiglia è questo sistema, e proprio perché è un sistema di regole, i giuristi, i futuri avvocati, le future avvocate me lo dovrebbero insegnare, proprio perché è un sistema di regole, le regole sono fatte dagli esseri umani, cambiano e devono necessariamente cambiare perché seguono quelli che sono i cambiamenti principali. Allora, noi riusciamo a risalire a, non perché possiamo con la macchina del futuro e del passato tornare indietro, ma abbiamo avuto la possibilità di guardare indietro, di provare a riflettere anche grazie all'apporto di una disciplina che ha un po' rivoluzionato l'approccio sociologico, psicologico, filosofico, che è l'antropologia. Lo sguardo antropologico è uno sguardo nuovo che viene a complessificare, a rendere meno evidente, meno statico lo studio della vita delle persone e rimette in discussione molti modelli teorici. Noi possiamo fare questo grazie a tre grandi pubblicazioni che sono in questa antologia e che ci aiutano a capire molte cose. Uno è il testo di Papoffel, Il matriarcato, pubblicato nel 1861. L'altro è il testo di un antropologo, Louis Morgan, L'antica società, pubblicato nel 1877, e l'altro è il saggio di Marx ed Engels, Le origini della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, 1884, la prima edizione. Quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Perché è possibile fare questo tipo di ragionamenti in quel momento? Perché siamo nella fase di massima esplosione, di rafforzamento di quello che è il modello della famiglia borghese nato insieme alla modernità, però di questo parleremo tra un po'. Allora, intanto la storia della famiglia è possibile solo a partire da questo momento e attraverso gli studi degli antropologi e a partire dal grande, sono due tomi piuttosto complicati da leggere, però ci sono parecchi stralci anche su internet, se avete voglia potete andare a leggere qualcosa anche di meno integrale, che è Il matriarcato di Papoffel. L'umanità si è evoluta a partire da una forma sociale che si chiama orda.
perché gli esseri umani, nel passaggio dai primati agli esseri umani, vivevano intanto in promiscuità, anche sessuale, ed erano nomadi. Quindi l'organizzazione sociale tipica di questa prima lunghissima fase è la promiscuità sociale e sessuale, che Morgan chiama eterismo, di cui poi rimane una traccia nel momento in cui invece cominciano ad essere eliminate un po' queste grandi libertà dal punto di vista delle relazioni. Questa è quella che Morgan chiama la fase tribale. A un certo punto però le orde non regolate, questi enormi gruppi che inseguivano i luoghi dove era possibile trovare sostentamento, a seconda delle stagioni, a seconda dei periodi, quindi si muovevano per cercare di rimanere in vita. Alcuni si cominciò a rendersi conto che era necessario staccarsi per formare un altro piccolo gruppo, perché nel momento in cui il gruppo diventava eccessivamente numeroso è evidente che le risorse non erano più sufficienti, bisognava, per cui si formano i nuovi gruppi e si formano pian piano tutta una serie di piccoli e grandi gruppi che moltiplicano queste forme di organizzazione sociale. La relazione pian piano perde la totale promiscuità e siamo nel periodo in che Bacoffer chiama appunto del matriarcato, perché quello che veniva conosciuto era solo il potere delle donne di dare la vita, e quindi l'unica certezza che dava alle donne questo potere era questa loro capacità, non essendoci assolutamente una conoscenza della relazione tra il rapporto sessuale e la gravidanza. Le gravidanze erano attribuite alla luna, agli dei, ai miti, a tutta una serie di cose. Si comincia a perdere, cioè i periodi di stanzialità di questi gruppi cominciano ad essere sempre più lunghi e nel frattempo gli esseri umani cominciano a scoprire la conservazione dei cibi, la lavorazione della terra, comincia la scoperta dei primi metalli, cioè piano piano ci si avvia verso la stanzialità e quindi il nomadismo non è più l'unica forma di relazione tra il gruppo, la sopravvivenza e il territorio. Nel momento in cui i gruppi diventano stanziali, è chiaro che anche le relazioni cominciano a chiudersi all'interno del gruppo. Comincia un'organizzazione che spesso a base femminile, ma piano piano sempre di più a base maschile, rende possibile l'incontro tra un uomo e molte donne, tra una donna e molti uomini. Quindi questo significa che il frutto di queste relazioni, pur sconosciuto nella relazione, erano i figli, e i figli non appartenevano alle persone che li avevano procreati. Anche la maternità, che pure era l'elemento più certo, diventava un elemento di accoglienza e non di separazione rispetto ai nuovi nati. Quindi nascono le forme di poligamia, nascono le forme di poligenia. Siamo nei primi stanziamenti, siamo nella fase pre-ellenica, siamo alle soglie della nascita delle piccole
piccole e grandi città, grandi per quell'epoca, no? Il matrimonio, nel senso la formazione di un nuovo nucleo, spesso comincia ad avvenire come matrimonio di gruppo, nel senso che gruppi di uomini sposavano gruppi di donne. Conosciamo tutti la storiella del ratto delle sapine, no? Con cui fu popolata Roma. Ecco, il ratto delle sapine è sicuramente un matrimonio di gruppo. Il ratto era una forma rituale di acquisizione, no? Roma fondava una nuova città, era necessario popolare questa città, il matrimonio di gruppo erano quindi le donne sabine insieme agli uomini romani, formarono una nuova. L'epoca romana è l'epoca in cui comincia, piano piano muore un sistema fondato sul matriarcato, già nel periodo ellenico con la poligamia prevalente già cominciava a perdere rilevanza, e invece alla madre si sostituisce, al potere della madre, alla genealogia materna si sostituisce quella paterna. Siamo nel periodo, Bacofen fa riferimento all'Orestiade. Come no? Nelle prime forme di organizzazione, quando la famiglia non è più solo l'orda, ma il gruppo, no? E comunque in ognuna di queste formazioni il potere era un potere femminile, la genealogia era una genealogia femminile. A quest'epoca appartengono, seppur nel mito, le amazzoni, no? Questo gruppo di donne guerriere. Ma la sua domanda qual era? No, perché io non stavo concludendo bene lo sviluppo, come ha avuto, cioè, da questa lotta alla lotta, no, no. Anche noi usiamo nel linguaggio comune la parola orda per dire un gruppo che non ha regole, un gruppo che non ha limiti. Poi pian piano la necessità di dover cercare nuovi terreni, nuove zone per sopravvivere moltiplica le orde, che non sono più orde ma sono gruppi, e nel momento in cui questi gruppi si organizzano il matrimonio, comunque le relazioni tra uomini e donne sono comunque relazioni aperte, libere, no? Ellenico, siamo nel periodo pre-ellenico. Il periodo ellenico è il passaggio poi con la civiltà, la nascita della civiltà romana, prima con la nascita delle civiltà ellenistiche nella Grecia. Ma pensate ancora nella Grecia, io devo andare purtroppo molto velocemente, pensate nella Grecia, no? I rapporti sessuali, Saffo, le relazioni homo, le relazioni etero, cioè in quel periodo le poliandrie erano frequenti, cioè donne potevano sposare molti uomini, non solo le poligamie. Un uomo poteva sposare molte donne, erano ancora frequenti sia le poliandrie sia le poligamie. E nel passaggio dal periodo ellenico al periodo romano, che è invece tutto questo periodo, è un periodo che Bacofen chiama periodo fondato sul matriarcato. Il patriarcato nasce già in questo momento, soprattutto per una gestione del potere legato alla espropriazione
dell'uomo nei confronti della donna, del potere connesso con la generatività. Perché le Orestiadi, il mito di Oreste, la storia di Oreste, è importante per capire? Perché prima di questo periodo, e il mito serve per far capire il passaggio, no? Venivano puniti solo i delitti commessi tra persone consanguine, quindi madre, figlio e basta. E le erinni erano, non venivano punite nel vero senso della parola, non c'era un giudizio, non c'era un potere esterno, ma erano le erinni che erano queste divinità, che era la coscienza, no? Che ti rimordeva per tutta la vita, per cui non c'era un altro uomo che ti condannava, ma c'erano le erinni, la tua coscienza, che per tutta la vita ti faceva soffrire per aver ucciso un figlio o per aver ucciso un padre. Chiaro? Allora, la moglie che uccide il marito non appartiene a questo. Giocasta che uccide Agamennone non uccide un consanguineo, perché era semplicemente suo marito, no? Allora, deve, il passaggio è questo. Con la vecchia cultura non era sottoposta a giudizio, perché comunque non aveva ucciso un consanguineo. Invece, avendo ucciso il padre, il figlio ha diritto, ha diritto di vendicare la morte del padre. Questo rappresenta, probabilmente non è mai successa una storia del genere, conoscete il senso e l'importanza dei miti, no? Probabilmente non sarà mai successa una storia del genere, però è importante, perché in questo capiamo che in questa fase il potere come organizzazione e definizione esterna alle relazioni diventa il potere del padre. Quindi tutta la storia romana nasce come storia patriarcale. E poi noi sappiamo la patria potestas, il diritto di vita e di morte, che non è più della madre ma è del padre. Quindi il potere gestito da una genealogia maschile paterna è contro natura, se vogliamo essere precisi, proprio perché la relazione naturale è la relazione tra la madre e i figli, che è l'unica relazione in cui la natura dal punto di vista fisiologico ha una sua forte pregnanza. Il cristianesimo poi ha santificato in qualche modo questo tipo di relazione. Quindi dal diritto materno passiamo al diritto paterno. In tutto il Medioevo questo va avanti. Arriviamo al 500, vi ho detto che dobbiamo andare a grande galoppo. Il Concilio di Trento, un'altra cosa importantissima. Da una parte il Concilio di Trento è importante perché per la prima volta dice le persone per sposarsi devono esprimere il loro consenso. E quindi non solo le famiglie, perché per tutto il periodo precedente formare una famiglia era qualcosa che non aveva nulla a che vedere con la coppia e con le persone che contraevano il matrimonio. L'amore non solo non era previsto, ma era temuto, soprattutto nei ceti nobiliari, perché la paura era quella che la pulzella si innamorasse del cameriere, del balletto, e che quindi creasse problemi e non accettasse di andare in sposa di qua e di là, no? Il matrimonio era definito dalle famiglie. Perché il matrimonio nasceva da un interesse economico. Un piccolo
piccolo passo indietro, perché adesso mi rendo conto di non avervi dato un'indicazione molto importante. Quando nasce la monogamia? Nasce nel momento in cui gli esseri umani diventano talmente stanziali che non si muovono più, anzi hanno paura di muoversi perché sono riusciti ad organizzare la loro vita in un contesto, e che quindi cominciano a avere necessità di essere lì da una generazione all'altra e quindi di possedere la proprietà privata. La monogamia è la figlia e la madre contemporaneamente della proprietà privata. La monogamia nasce come necessità di possedere il frutto della donna di cui io sono proprietario esclusivo. Quindi la monogamia è un fatto economico, ma che diventa sociale e che caratterizzerà da questo momento in poi molta della storia dell'umanità, anche se non tutta, perché poi abbiamo visto che continua la poliandria, la poligamia. Prego. Al pari della poligamia, la monogamia è una situazione naturale, in questo ci sono l'uomo per natura non è questo, è sì, però è vero, negli esseri umani esistono delle specie che hanno, anche se sono monogamie temporanee, non sono mai monogamie di lunga durata, però l'essere umano per natura non è monogamo. La monogamia è l'indissolubilità del matrimonio. Torniamo al Concilio di Trento, no? Intanto per la prima volta la Chiesa si appropria definitivamente di un elemento importante che è il matrimonio, che non è più un fatto civile, ma diventa un fatto religioso. Con una mano dà, ci vuole il consenso, con l'altra toglie. Il consenso, il matrimonio può avvenire liberamente, senza l'approvazione delle famiglie, dopo i 30 anni. Questo però per gli esseri umani è un fatto culturale, non è assolutamente, questa è una cosa sulla quale io insisto, gli esseri umani non sono monogami, gli esseri umani sono poligami, poliandrici, gli esseri umani non hanno nel loro DNA il vincolo alla relazione monogama. La relazione monogama è una relazione sociale, gradita, non gradita, come devo dire, io non faccio una questione di scelta, no? O di, non do un giudizio di valore, sto solo cercando di dimostrare come tutto quello a cui noi siamo abituati e che pensiamo che siano appartenute alla storia dell'umanità sempre, in realtà sono tutte cose molto recenti, alcune proprio recentissime. Quindi il Concilio di Trento è l'altra grande svolta, perché a 30 anni che cosa vuoi più decidere? Nel 500 gli uomini e le donne che a 30 anni si erano sposate
non si sposavano quasi più, insomma non era facile dire ti lascio libera di fare quello che vuoi dopo i 30 anni, perché comunque i matrimoni erano precocissimi, perché a 35-40 anni molti uomini e molte donne rischiavano di essere già morte, insomma di morire, l'età media era brevissima e quindi comunque c'era poco da da scegliere e da decidere. Il grande cambiamento che ci aiuta a capire come siamo oggi avviene nel passaggio dalle società tradizionali alla modernità. Siamo alla fine del Settecento, inizi dell'Ottocento in senso più largo. Intanto alla fine del Settecento succede una cosa che cambia l'umanità per sempre ed è la dichiarazione dei diritti del cittadino della Rivoluzione francese. Le persone fino a quel momento erano appartenute a qualcun altro, a qualcos'altro, alla terra, ai propri padri, ai propri nonni, ai propri parenti, ma non a se stesso. Nessuno, nel bene e nel male, né i ricchi, nobili, né il clero, né i poveri, né gli schiavi, nessuno apparteneva a se stesso. Le società tradizionali sono società in cui le persone vivono a seconda del luogo e delle persone da cui sono nate. Non che questo oggi non succeda, ma non è più l'unica modalità di esistere e di relazionarsi. La grande innovazione di quella dichiarazione è proprio questa, nata una dichiarazione necessaria per consentire lo sviluppo, anche qui vado a spannoni, di quello che poi noi conosciamo come lo sviluppo industriale capitalistico. Il lavoro salariato non può essere che un lavoro di persone libere che vendono la propria forza lavoro in cambio di un salario. Lo schiavo, il valvassore, il valvassino, non poteva vendere il servo della gleba, non poteva vendere qualcosa che non aveva, cioè la sua libertà. Questa è la vera grande trasformazione, il vero grande spartiacque, anche per le famiglie. Perché adesso che io sono libero, adesso che io sono libera, non ho più l'obbligo, in principio ovviamente non era così semplice, ma in linea di definizione, non ho più l'obbligo di rispondere all'appartenenza. Voi sapete che i cognomi derivano dall'appartenenza alla famiglia. La famiglia prima era il grande sistema di appartenenza ad una moltitudine di persone, era dei, no? Quindi era l'appartenenza, poi piano piano è diventata nome e cognome l'individuazione della singola persona. L'amore diventa la prima grande trappola in cui l'umanità si è infilata. L'amore come molla della formazione della nuova coppia. Quindi se io sono libero, sono libera, scelgo e scelgo sulla base di quello che in questo periodo, sì, siamo ormai nell'Ottocento abbondante, viene definito l'amore romantico. La famosa ricerca dell'altra metà della mela, dell'altra metà della luna, di qualunque cosa, purché sia una metà. Già questo definisce i rapporti all'interno della famiglia, perché se io devo cercare la mia metà significa che io non sono un intero, e se io non sono un intero significa che non posso esistere se non trovo l'altra metà che mi va a completare, no? Quindi l'amore romantico è la grande trappola, proprio perché è un amore fondato su una reciproca dipendenza e quindi sulla mancanza. Io dipendo da te perché tu colmi me e tu dipendi da me perché tu tappi
sviluppo che c'è nella mia vita, no? Questo è un elemento importante che nasce qui, che ha questo tipo di spiegazione. Perché? Perché la famiglia moderna, la famiglia che poi è quella che abbiamo conosciuto fino agli anni 70, è una famiglia intanto basata sulla divisione dei ruoli, gli uomini al lavoro e le donne a casa. Nasce il mito dell'angelo del focolare, le donne devono essere mandate via perché la seconda industrializzazione in poi, quando arrivano le macchine, tanta gente a lavorare non serve più. Quindi chi va via? Prima i bambini, perché da Rousseau in poi dicono che i bambini non devono lavorare, che i bambini devono essere cresciuti e bla bla. Però poi bisognava mandare via anche le donne sono state mandate via dando loro questo ruolo di angelo del focolare. Quindi piano piano la famiglia diventa quello che noi oggi conosciamo, il sistema di regole che governa le relazioni tra i generi e le generazioni e che stabilisce come noi dobbiamo avere rapporti sessuali, con chi, con quale frequenza, in quale luogo, dentro, fuori, al matrimonio, l'unione civile, non l'unione civile, cosa dobbiamo fare, quante firme dobbiamo mettere, a chi ci dobbiamo rivolgere per poterci sposare, ma definisce anche le regole con cui nascono i bambini, perché non c'è più nulla oggi, non c'è più niente che fare nella procreazione. E quando noi diciamo naturale, non lo diciamo perché le forme che ci sono innaturali, no? Nel senso che la natura, nella sua spontanea evoluzione, ormai non ha nulla a che vedere con i modi con cui nascono i bambini. Intanto si è genitori anche di figli che non si sono procreati, si è genitori anche di figli che non si è genitori di figli che si sono procreati, perché se tu li abbandoni tu l'hai procreato, ma quello non è più tuo figlio, perché è figlio di un altro o è figlio di nessuno e rimarrà figlio di nessuno, perché la tecnologia riproduttiva ha moltiplicato le forme con cui i due elementi si mettono insieme. E è rimasto solo quello di naturale, il fatto che un ovulo si incontri con un gamete e che da questo nasca l'embrione e così via. Dopodiché tutto questo può avvenire nella boccettina, può avvenire nell'utero di un'altra persona, legale o non legale che sia, ma può avvenire in alcune nazioni illegale, quindi non è la legalità. Allora, nell'essere genitori e nell'essere uomini e donne che si amano e che hanno rapporti sessuali e che formano una famiglia, ditemi voi che cosa c'è di naturale. Non, il fatto che non sia naturale, ritorno a dire, non vuol dire che è innaturale, vuol dire che le forme di relazione che stabiliscono i modi e i sistemi con cui gli uomini e le donne, gli esseri umani, si incontrano per amarsi, volersi bene, avere rapporti sessuali e generare dei figli, sono socialmente scritte, definite e per questo mutabili. Perciò sono partita dall'orda, no? Anche se a grandi saltoni, proprio per farvi capire come la storia non è un qualche cosa, oggi siamo così e siamo buoni, belli, carini, e poi dietro c'era tutto quello che non andava. La storia ci insegna nel tempo come alcune cose sono cambiate e questo è l'antropologia oggi, ci dimostra come alcune cose
oggi ancora definiscono padri e madri tutte le sorelle di quella che ha fatto il figlio e i fratelli. Quindi questo significa che essere madre, essere padre non significa aver avuto rapporti sessuali esclusivi, governati e sanciti e santificati da una firma o da una regola ufficialmente riconosciuta, e nati dal mio corpo. Allora, se fosse solo così, io non potrei essere madre di un bambino adottivo, adottato. Dovrei rinunciare, non chiamare maternità e paternità quella, eppure noi siamo felici di accogliere i bambini che non sono nati da noi, li cresciamo e li sentiamo figli. Mio figlio ha vissuto per anni, come tanti studenti, fuori con altri ragazzi. Quando io gli chiedevo: cosa fate stasera? Niente mamma, stiamo in famiglia. Non c'era nessun legame tra i ragazzi che vivevano lì, però loro sentivano l'affetto, la condivisione come una famiglia. Quindi quando noi parliamo di famiglia parliamo di tante cose, e non possiamo pensare, come oggi qualcuno pretende di fare, che noi possiamo chiamare famiglia solo quella che viene definita naturale, perché è quella a cui fino a poco fa siamo stati abituati, no? E il resto gli dobbiamo dare un altro nome. Ma che se nella spontaneità un altro nome non ti viene, che cosa dovevo dire? Sto in convivenza? Passo la serata con i miei coabitanti. Cioè la famiglia è affetto, è legame, è relazione, è solidarietà, è gratitudine. La famiglia è questo. Al di là di quanto e come, tutto questo si passi attraverso forme definite naturali o riconosciute tali da una legislazione. Allora, intanto volevo invitarvi a porre delle domande, magari adesso andiamo avanti con i prossimi interventi, poi lasceremo spazio ad altre curiosità per continuare a confrontarci. Volevo chiedere soltanto un'ultima cosa alla nostra professoressa rispetto al passo storico da cui siamo partiti. Quindi ad oggi cosa possiamo fare, da dove possiamo ripartire rispetto a questo concetto così radicato, questa connotazione naturale che ci trasciniamo ancora dietro? Dobbiamo ripartire in che modo? L'unico modo che abbiamo è studiare, conoscere, sapere qual è. Non ne abbiamo altri, no? Perché io non dico delle cose perché mi gira, perché lui mi sta simpatico e Salvini no. Non è per questo, no? È perché lui ha studiato, io ho studiato e Salvini no. Quindi credo che non ci sia altro modo per come combattere che sapere quello che c'è da sapere. Rimetterlo anche in discussione, non prenderlo mai per oro colato, andare alle fonti, avere una propria informazione, avere una propria opinione, lavorare con la propria testa e magari anche controbattere quello che dice lui, quello che dico io. Fondati alla mano, avendo studiato, avendo letto, avendo conosciuto, avendo affrontato e confrontato con altri le mie idee, e non prendendo, schierandoli, no? Per cui io una volta che mi sono schierata poi perdo
con la lente, no? Ricordatevi una cosa, credo che chiunque abbia studiato sociologia questa cosa deve averla imparata: il mondo che noi conosciamo, il mondo che le nostre lenti visuali ci consentono di vedere. Più noi abbiamo lenti diverse, no? Quando mi fanno le prove degli occhiali, che fanno? Mi mettono una serie di lenti una sull'altra. Se ve le tolgono tutte non vedete niente, me ne mettono due vedete così e così, ve ne mettono tre vedete ancora meglio. E questo significa che dovete entrare e uscire da punti di vista. Non ne dovete mai sposare per sempre uno, non solo non, forse non vale la pena sposare un uomo per tutta la vita, io l'ho fatto, però non l'ho fatto per principio, l'ho fatto perché forse siamo riusciti a tirare avanti per tanti anni, ma non l'ho fatto per principio. Quindi non sposate mai per principio nessuna idea, ma imparate ad entrare e uscire dalle idee che raccogliete intorno, andando però ogni volta a prendere la lente per poterla vedere. Una fidataria e nessuno vuole essere fidatario.
I bambini non si riesce a trovare famiglia a cui affidarli, perché tutti vogliono proprio mio, no? E non deve manco sapere che non è adottato. E lo voglio piccolo, perché così nessuno se ne accorge che non è mio. Il desiderio di possesso è il problema serio, sia nella relazione tra due persone che si amano, uomo, donna, che sia, sia nella relazione genitore-figlio. Il figlio non è tuo. Se tu hai desiderio di amare, offriti come persona affidataria, prendi tanti bambini che non vuole nessuno. È vero che negli orfanotrofi, negli istituti, nelle case famiglia ci sono i bambini, ma non è vero, mi viene un nervoso quando sento due idioti che non sanno niente, che dicono non l'adozione è difficile perché ci sono le burocrazie. Ma quali burocrazie? È chiaro che ti devono un po' studiare per capire che tu non ti prendi quel bambino per sfruttarlo o per fare altro, mi sembra giusto. Non li vogliono perché sono grandi, non li vogliono perché hanno un difetto, non li vogliono perché sono irascibili, non li vogliono, quelli che stanno lì perché non li vogliono, non perché è difficile darli in adozione. Non è vero. È un falso incredibile che continuano a ripetere. Perché da una parte si pretende di mantenere il rapporto genitori-figli anche quando bisognerebbe tagliarlo e quindi tenerli nella casa famiglia piuttosto che mandarli in adozione. Poi quando si decidono a darli in adozione, questi piccini hanno 11 anni, 12 anni, 13 anni, hanno un passato terribile, come possono essere bambini appetibili se l'idea di filiazione è quella, no? No, più che altro io, diciamo, mi credo in una parte proprio del diritto ad essere madre di un figlio, anche se tu non hai una persona gentilmente libera. Anche qui però ci fermiamo, se no ci togliamo, mi dispiace molto lo spazio in legge alle cose che ci deve dire Sandro. Ecco, anche questa è una cosa un po' controversa, se questo è realmente un diritto individuale da far valere o se è un diritto comunque socialmente definibile e quindi da condividere all'interno di un contesto. Non è così semplice e così chiaro, né dal punto di vista giuridico, ma nemmeno dal punto di vista sociale, relazionale e affettivo. Passo la parola ad Alessandro Taurino, che mi presenta un attimo il suo brillante percorso. Lui è uno psicologo, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, professore associato e ricercatore in psicologia clinica presso l'Università Aldo Moro di Bari. Le sue attività di studio, ricerca e intervento clinico approfondiscono temi che stiamo trattando un po' anche oggi, quindi sessualità, identità di genere, orientamento sessuale, ma anche funzioni genitoriali, omogenitorialità, prevenzione e contrasto dell'omofobia, in contesti educativi, scolastici, formativi, istituzionali, interventi anche di protezione e sostegno per minori stranieri non accompagnati, interventi terapeutici, di protezione e così via. È autore del libro che ho portato qui oggi, Bestseller, Due papà e due mamme, sfatare i pregiudizi, pubblicato nel 2016. Bene, allora, intanto buonasera a tutti e a tutti, devo dire che sono veramente felice, emozionato, contento di stare qua per tutta una serie di motivi. Prima di tutto perché parto da quelli di più, ecco, legati alla mia intimità e affettività, perché posso condividere questo spazio oltre che con voi, con due persone, diciamo, no? Che sono state, come dire, un po' fanno parte della mia storia, diciamo, carica, e non solo, questo parlando di Maria Roccarella e di Paola Martino, che sono due carissime amiche e colleghe con cui abbiamo condiviso, ripeto, per me è un pezzo di vita importante della mia formazione, ma anche di tante condivisioni, di moltissime progettualità, che devo dire mi hanno fatto anche diventare quello che sono, quindi sono veramente contento, diciamo, del fatto che
possa essere qui con loro a condividere questo spazio importantissimo di riflessione, di confronto e anche diciamo proprio di, ecco, di discussione insieme a voi, perché ho visto diciamo che la curiosità sono tante e anche l'introduzione che ha fatto Maria diciamo ci ha immerso diciamo noi in complesso, nella complessità di un tema che ha a che vedere proprio con il discorso diciamo della famiglia, della genitorialità, dei nuovi modelli di rappresentazione diciamo di famiglia e di genitorialità. E quindi un grazie particolare al vulcanico Marco diciamo che mi ha inseguito e convinto diciamo ad essere qui, ma veramente sono contento perché poi apprezzo moltissimo la sua e la vostra diciamo attività anche del CUG eccetera. Inoltre credo che sia importantissimo ed imprescindibile questa riflessione, perché noi oggi stiamo vivendo un momento molto molto particolare. Infatti ringrazio Maria di averci messo io e lei insieme agli articoli, diciamo, no, rispetto a Salvini, diciamo, mi piace essere al polo opposto, come dire, del continuo diciamo, che ci porta da noi a Salvini e che percorre fondamentalmente diciamo, la conoscenza di costrutti e modelli improntati sullo studio, sulla riflessione, sulla fatica, invece poi l'ignoranza, diciamo, invece là il discorso diciamo, collegato all'assenza totale proprio diciamo, di conoscenza e quindi soprattutto di posizionamenti fortemente ideologici. E sono molto contento perché quello di cui stiamo parlando oggi è un tema importantissimo ed imprescindibile, perché voi saprete che cosa accadrà tra pochi giorni diciamo qui in Italia, una cosa che per molto tempo si è detto sì, ok, ma non succede nulla, torno un po' indietro. Quando io ho scritto questo libro, a un certo punto ho dedicato un paragrafo al fenomeno delle sentinelle in piedi. Sapete di che sto parlando, vero? Sì? Sì, no? No, più o meno. Però delle sentinelle in piedi è questo fenomeno diciamo, che fa parte no, di movimenti diciamo, prevalentemente collegati diciamo, all'attività delle parrocchie, diciamo, agli ambiti cattolici di destra, che si riunisce diciamo, nelle piazze, hanno fatto anche delle manifestazioni qui a Lecce, in tutta Italia, con un libro in mano, completamente in silenzio, schierati diciamo, come un esercito all'interno delle piazze, e lottano contro che cosa? Contro un po' una forma di discriminazione al contrario, cioè sono le persone eterosessuali, sono le famiglie tradizionali oggi ad essere discriminate a causa della presenza di una lobby omosessuale o omosessualista che cerca fondamentalmente di togliere la libertà di parola, come se, da un certo punto di vista, l'assunzione di base fosse che, come dire, essere razzisti, essere omofobi, essere, come dire, delle persone pregiudizievoli possa essere ancora un'opinione. E questo fondamentalmente il primo grande, no, diciamo, bias, cioè della distorsione del pensiero che noi dobbiamo fondamentalmente decostruire. Il razzismo e l'omofobia non sono opinioni, ma sono forme di violenza e soprattutto sono forme di istigazione alla violenza. Non solo, ma in questi giorni, come vi dicevo, ci sarà dal 29 al 31 marzo a Verona, l'avete sicuramente sentito, se non l'avete sentito ve lo anticipo io, il convegno mondiale, questo forum mondiale diciamo, sulle famiglie, che ha come punti, vedrà diciamo, la partecipazione di personalità che vengono da tutto il mondo e che avrà questi punti, che ne leggo soltanto qualcuno, il resto non penso di potercela fare, insomma. Il primo punto è l'abrogazione delle leggi sulle unioni tra persone dello stesso sesso e degli unioni civili. Il secondo punto, abrogare tutte le leggi che permettono il divorzio. Ancora, abrogare le leggi che permettono l'adozione da parte delle persone omosessuali e poi questa cosa che non la sentivo forse dall'Antico Testamento, promuovere una serie di leggi contro la sodomia, leggi che rendono più difficile il divorzio, favorire ovviamente il matrimonio attraverso diciamo, agevolazioni di sgravi fiscali, tasse, leggi sociali, proibire la propaganda omosessuale, omosessualista, poi dopo vi spiegherò eventualmente che cos'è, legalizzare lo studio privato a casa in tutti quanti i paesi, quindi la scuola, no? Cancellare qualsiasi forma di finanziamento a favore di associazioni LGBT, mi dispiace Gianfranca, ma non che ce ne diano molti, ma comunque ne avremo sempre di meno. Ma soprattutto per cancellare tutte quante quelle leggi che promuovano l'aborto nei programmi di assistenza pubblica, ancora sostenere le risoluzioni contro la maternità surrogata, un punto interessante è vietare nelle farmacie tutta la vendita di contraccettivi farmaceutici,
vietare i contratti che includano forniture per aborto, contraccettivi e sterilizzazione, vietare anche la diagnostica prenatale. Ripeto, non ce la faccio, non posso andare avanti, sono 28 punti e vi affido, come dire, alla vostra capacità di tolleranza la lettura di questo manifesto. Quindi, a maggior ragione, oggi dobbiamo parlare di famiglia e dobbiamo parlare di genitorialità, perché in realtà quello che sta accadendo non è, come dire, l'organizzazione di un gruppo di, come dire, di persone scompensate che decidano, come dire, non di promuovere tutto un modello culturale di rappresentazione della famiglia e della genitorialità. Pensate, diciamo, che a questo convegno, come dire, ci andrà pubblicamente il nostro ministro dell'Interno, ci andrà Salvini. Questo convegno è patrocinato da Fontana, dal ministro della famiglia, quindi per questo io ne parlo, non perché voglio dare dignità a questo tipo di cose, ma se un ministro per la famiglia oggi, che è quello che ci dovrebbe rappresentare al governo, rispetto a che cos'è la famiglia, che cos'è la genitorialità, quali sono le politiche per la famiglia e per la genitorialità, partecipa ad un convegno di questo tipo, fatto anche da persone che peraltro lottano anche in Africa, per esempio per la criminalizzazione dell'omosessualità, per la condanna a morte dell'omosessualità che potrebbero magari anche istituire qui in Italia, ci rendiamo conto che siamo in un momento in cui io non è che voglia fare, come dire, quadri dispartisti o assolutamente pessimisti, ma richiamarci al nostro senso di responsabilità personale nel fatto che ognuno di noi può essere parte di un cambiamento. Io, come dice Maria, dobbiamo studiare, ma soprattutto dobbiamo sentirci parte responsabile dei processi di cambiamento. Non è ok le persone che stanno qui, ma quello che mi interessa, come diceva Maria, è che voi poi usciti da qui possiate essere voi i duplicatori o i riproduttori di nuovi modelli molto più inclusivi, pluralisti, ma soprattutto di modelli di rappresentazione della realtà che si fondano sulla conoscenza di costrutti scientifici, perché senza questo facciamo pura ideologia. Detto questo, allora, io credo che Maria ha fatto una bellissima, diciamo, una retrospettiva storico-sociologica del concetto di famiglia. Quello che a me interessa soltanto mettere in evidenza è darvi la prospettiva, come dire, più di tipo psicologico, no? Perché sono un psicoterapeuta, un psicologo clinico, mi occupo di questi aspetti. E quello che mi interessa invece entrare maggiormente nell'ambito di quella che è proprio la pluralità dei modelli familiari, ce lo diceva prima benissimo Maria. Oggi parliamo di molte famiglie, non possiamo più parlare di una famiglia, e ancora di più, come diceva Maria e anche Chiara Saraceno, riprendendo Chiara Saraceno, non c'è nulla di meno naturale della famiglia e della coppia, perché famiglie e coppie sono gli oggetti sociali maggiormente sottoposti a processi di regolazione sociosimbolica. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che sono le società, sono le culture, sono le ideologie che ci dicono quale modello di coppia deve essere accettato, quale modello di famiglia deve essere accettato e quale modello di coppia e di famiglia devono essere esclusi dalla rappresentazione e dal linguaggio. Questo è un aspetto anche molto importante. Io ci tengo moltissimo a ribadire quello che Judith Butler definiva la capacità performativa del discorso sociale. Cioè, che cos'è la capacità performativa? È la capacità del discorso sociale di dare statuto di realtà a ciò che viene nominato. Cosa vuol dire questo? Che ad esempio, certo, io posso parlare di famiglia e già dire che non si può parlare di famiglia, ma di famiglie vuol dire entrare all'interno di un processo di rappresentazione specifico. Ma dobbiamo anche acquisire un'altra lente importantissima, che ad esempio ci sono alcune categorie che rispetto ad alcune parole, che non sono parole ma sono soggettività incarnate, sono escluse perché subiscono processi di ostracizzazione. Che cosa appunto voglio dire? Pensate a quello che è stato tutto quanto il dibattito che ha fatto, come dire, arrivare, ha fatto giungere all'approvazione della legge 76, cioè la legge Cirinnà. Che cosa abbiamo dovuto? Cioè, lì era possibile tutto, purché non si parlasse di famiglia. La famiglia omosessuale non è un ossimoro, non esiste secondo l'ordine, come dire, naturale, nell'ottica, non quello presentato Maria, ma l'ordine ideologico naturale. E quindi fondamentalmente non si poteva parlare di famiglia, cioè si può dire unione sociale, si può dire unione sociale specifica. Prima vi ricordate c'erano i bus, i dico, i didore, c'erano milioni di sigle, purché non si dicesse famiglia, e ancora oggi. Perché ad esempio possiamo parlare di matrimonio omosessuale? Non esiste, perché il matrimonio è un matrimonio eterosessuale, anche la parola matrimonio prevede una esclusione delle persone omosessuali, chiamatelo come volete, ma quando parliamo di matrimonio egualitario, questo assolutamente no, perché il matrimonio è qualcosa che è di stretta pertinenza delle persone eterosessuali. Sulla genitorialità,
Pensate a che cosa è stato tutto quanto il dibattito all'interno della legge Cirinna sulla safe child adoption, ossia la possibilità dell'adozione del figlio da parte, diciamo, del genitore non biologico. E qui c'è tutto il tema di biologia e non biologia, su cui tornerò dopo. Il discorso è che quella legge, quell'articolo, quella parte della legge è stata completamente stralciata, cioè il figlio è soltanto di chi l'ha generato, facendo una grande, come dire, unione tra genitorialità e generatività, e questi sono i punti su cui mi parlerò, diciamo, tra poco. Quindi vedete bene che tutto questo discorso ci mette nella condizione di riflettere sul fatto che noi veramente dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, come ci diceva prima di fare quando parliamo di famiglia. E ovviamente superare il concetto di naturalità, perché non c'è la grande differenza, quella che non ci facciamo, non cadiamo in trappola. Il naturale non esiste, esiste la naturalizzazione. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi spacciamo per naturale ciò che è comunque l'esito di processualità. Non voglio invadere campi non miei, ma Durkheim diceva che cosa? Che la potenza dei fatti sociali qual è? È quella che noi li acquisiamo come se fossero immutabili, come se fossero naturali. Cioè li aspettiamo in un certo modo perché sono ovvi, ma l'ovvietà non è naturalità, perché comunque è una ovvietà costruita socialmente e ideologicamente. E oggi noi vediamo la pluralità dei modelli familiari, diciamo dal punto di vista della psicologia sociale, cioè tutto il filone di persone, diciamo, con cui ho lavorato, no? Negli studi con cui ho lavorato, ad esempio tutto il discorso della psicologia sociale milanese, che era quella della cattolica ovviamente, che dice che cosa? Che oggi noi dobbiamo mettere in campo tutta quanta una serie di discontinuità rispetto al costrutto di famiglia o di centralità e tante altre dimensioni, ad esempio la discontinuità tra, prima di tutto, tra genitorialità e generatività, ad esempio. Essere genitori non vuol dire procreare, non vuol dire mettere al mondo un figlio, perché quella è la generatività, ma vuol dire altro, che poi vedremo che cosa vuol dire. Così come ad esempio la discontinuità tra famiglia e ad esempio anche etnia. Prima il discorso era che esisteva la famiglia, le famiglie, come dire, omogenee dal punto di vista culturale. Oggi sappiamo che ci sono le coppie miste, le famiglie miste anche. Se pensiamo al canale dell'adozione internazionale, pensiamo anche alla discontinuità collegata al fatto della identità di genere o dell'orientamento sessuale delle persone. Pensiamo alle famiglie, che non si chiamano famiglie ancora, omosessuali, ma che ovviamente le chiamiamo così come diceva Maria, ma oppure diciamo alle famiglie transessuali o transgender. O pensiamo a tutte le forme in cui la genitorialità può essere esercitata in modo simbolico, ad esempio attraverso le figure educative, tipo, io lavoro moltissimo nei contesti delle comunità per minori e quindi le funzioni educative che si, come dire, che determinano funzioni genitoriali esercitate dagli operatori che lavorano nelle comunità. Ma che cosa è importante all'interno di tutto questo contesto? E come noi utilizziamo questi costrutti? E questo è importante per voi, come per la vostra identità professionale, che siete giuristi, che siete assistenti sociali, che siete pedagogisti, eccetera. È l'idea di che cosa ne dobbiamo andare a valutare quando valutiamo il funzionamento familiare. E guardate bene che una cosa importantissima è che non possiamo assolutamente fare l'errore di impostare una valutazione partendo dalla struttura e non andando a valutare altro. Cioè non è quello che fa che una famiglia è una buona famiglia, non è la struttura o la configurazione esterna, ma è la qualità delle relazioni interne a quella struttura che ci dice se quella famiglia funziona oppure non funziona. Ci siamo di qua? Cioè che cosa voglio dire con questo? Che ad esempio un bambino non è più tutelato in una famiglia tradizionale fatta con da genitori, con un genitore un uomo e una donna che hanno avuto questo figlio anche attraverso in modo assolutamente naturale, ma in cui ad esempio ci siano dei conflitti, piuttosto che ad esempio in una famiglia separata, in cui però i genitori, i coniugi, come dire, sono stati molto attenti a non coinvolgere il figlio all'interno della conflittualità coniugale, dei processi di collusione, diciamo, di coppia disfunzionale, e che quindi, diciamo, possono esercitare la genitorialità in modo assolutamente efficace. Quella famiglia funziona perché dobbiamo fare molta attenzione a distinguere, ad esempio, la genitorialità dalla famiglia e dalla coniugalità, perché un conto è la coniugalità, sempre in termini di costrutto, un conto è la famiglia e un conto è la genitorialità. Non possiamo creare quelle che in psicologia si chiamano le correlazioni illusorie, ossia pensare che io devo avere una famiglia necessariamente fondata sulla
eterosessualità dei genitori, sulla naturalità della procreazione e soprattutto sulla struttura esterna. No, ripeto, la qualità delle relazioni è quello che mi dice se quella famiglia funziona o no. E questo è un criterio che voi dovrete, con cui vi confronterete, ad esempio, che ne so, un giurista si può confrontare se viene chiamato, come dire, come, no, per fare, ad esempio, per gestire tutti i processi collegati alle CTU o alle CTP, cioè le consulenze tecniche d'ufficio, le consulenze tecniche di parte, oppure le assistenti sociali che devono andare a fare le loro relazioni sui funzionamenti familiari e genitoriali, o i pedagogisti o gli psicologi che si dovranno confrontare poi con la valutazione dei contesti familiari. È importante distinguere questo, perché altrimenti ne facciamo una grande confusione, perché scambiamo per, come dire, un costrutto importante, la struttura, per il modello di funzionamento, è altro. E quindi all'interno di questo approccio e soprattutto all'interno della pluralità dei modelli familiari, noi dobbiamo riconoscere che la famiglia omosessuale è una delle tante forme di famiglia oggi possibili all'interno della pluralità delle contingenze che noi possiamo identificare nel nostro contesto di appartenenza. Basta guardarci intorno e troviamo vari modelli familiari. E quindi ognuna ha una propria specificità, ognuna ha una legittimità e soprattutto deve essere inserita all'interno di contesti di rappresentazione possibile, non può essere esclusa. Ok? Però tutto questo lo dobbiamo poi collegare all'altro tema importante, perché poi non dobbiamo fare la confusione tra famiglia e genitorialità. E arrivo poi al discorso, diciamo, della genitorialità omosessuale. Io dico sempre che quando ho scritto questo libro, la prima cosa con cui mi sono confrontato è stata proprio l'angoscia della pagina bianca. Cioè, nel senso, il genitore mi ha detto che okay, scrivi questo libro, ti conosciamo da tanto tempo, vai, e io non riuscivo a scrivere. Cioè, ma perché? Quindi mi sono messo un po' a riflettere, ma che mi sta succedendo? Perché? Certo, era una cosa che io volevo fare. Ma in realtà io ho capito che il primo grande, anche stereotipo che io dovevo costruire, cioè decostruire nella mia mente, qual era? Ed è il fatto di scrivere un libro sulla genitorialità omosessuale. Cioè l'idea che in realtà genitorialità e omosessualità fossero due cose che in qualche modo devono essere unite assieme. Ma da questo punto di vista, una cosa importante, quello che ha dato lo sblocco alla mia lavorazione, cos'è stata? È mettere tra parentesi la parola omosessuale. Perché? Perché fondamentalmente la genitorialità è una dimensione trasversale che accompagna la vita di ognuno di noi. Non ci deve essere una qualificazione che mi dice questa è genitorialità omosessuale, questa è genitorialità etero, questa è... No, la genitorialità è genitorialità e appartiene a tutti noi. Ma questa attenzione non vuol dire però negare l'importanza di questa qualificazione, perché noi oggi abbiamo ancora bisogno di dire che o di andare a legittimare, non in modo ideologico, perché io non voglio fare percentuali ideologici, ma proprio attraverso la consapevolezza dei costrutti, come è possibile legittimare la genitorialità omosessuale. E da questo punto di vista allora, la domanda, come dire, che molto spesso mi viene fatta quando io faccio questi dibattiti, che poi è animato anche il mio libro, può essere questa. Ce ne sono varie domande. Una di queste domande è, ma, ok, parliamo di genitorialità omosessuale. Ma gli omosessuali possono essere dei genitori adeguati e competenti? Vedete bene che questa è una forma molto più subliminale, diciamo, che quando in modo scientifico vengono i miei studenti e dicono professore, vogliamo fare una ricerca in cui noi vogliamo andare a vedere se le famiglie omosessuali funzionano come quelle eterosessuali. E a quel punto mi verrebbe da defenestrarli, per dire benissimo, non avete conto, perché diceva, chi studia sociologia non può dire questo, in passato, per me, cioè, fare psicologia come fare clinica come me, non può partorire questo tipo di domanda di ricerca, perché qual è l'errore, qual è il bias di partenza? E considerare fondamentalmente che ci sia ancora una gerarchia che funzioni solo le famiglie eterosessuali, quindi voglio vedere se queste funzionano come quelle. Ma in realtà, attenzione, poi vediamo se è così. Quindi abbiamo già un primo bias, la ricerca è fatta di domande, ma le domande le dobbiamo porre in modo adeguato, se no poi tutto il resto viene di conseguenza molto deformato dall'approccio distorto in partenza. Allora il discorso io dico, quando noi ci chiediamo, ma i genitori o gli omosessuali possono essere genitori adeguati e competenti, la domanda che vi faccio è, ma qualcuno di noi
Si è mai messo nelle condizioni di dire voglio fare una ricerca per capire se gli eterosessuali possono essere dei genitori per qualche competenti? A me non è mai arrivato delle queste tesi di questo tipo. Perché? Perché si deve scontato che eterosessualità e genitorialità siano messi inscindibili. Quando poi, magari, Maria e io lavoriamo in contesti in cui andiamo poi a valutare tante famiglie, ci rendiamo conto che poi tutta questa meravigliosa genitorialità eterosessuale in qualche modo non c'è. Ma noi diciamo, ovviamente, non mi sentirei mai di dire no, quelle persone sono disfunzionali perché eterosessuali. Dirò che c'è un contesto di inadeguatezza delle funzioni genitoriali che mette queste persone nelle condizioni, a prescindere dal loro orientamento sessuale, di essere buoni e cattivi genitori. Ok? Quindi l'idea è, ma andiamo oltre, vedi, andiamo a monte, perché quello che vi voglio lasciare sono i costrutti di permanenza. Che cosa deve funzionare nella vostra mente? Non il fatto che Alessandro Maria deve aver detto delle cose più o meno interessanti, ma ragionare con la vostra mente a partire dai costrutti scientifici. Definizione, io mi definisco un socratico, io parto sempre dal che cos'è socratico, perché se capiamo che cos'è una cosa, noi ne possiamo parlare. E allora l'idea è, che cos'è la genitorialità? Per poi vedere se la possiamo applicare anche all'ambito dell'omosessualità. In realtà la genitorialità che cos'è? In termini psicologici, è una funzione autonoma e processuale dell'essere umano che prescinde dalla genitorialità, che è una delle sue funzioni fondamentali, ma non necessaria. Cosa vuol dire fondamentalmente? Cosa vuol dire che la genitorialità è una funzione autonoma? Vuol dire che è autonoma rispetto ad altri domini di funzionamento individuale. Io posso essere, ad esempio, un genitore che ha una psicopatologia, ma non è detto che io, a causa di questa psicopatologia, sia necessariamente un cattivo genitore. Io dico sempre, quando io lavoro o in carcere o nelle comunità per donne, con donne tossicodipendenti, sull'incremento delle competenze genitoriali, io non è che dico, sai che faccio? Ma io lavoro soltanto sull'addiction, cioè sulla risoluzione della sua dipendenza, e poi automaticamente faccio di quella donna una meravigliosa madre. No, perché magari l'addiction rimane, ma io posso incrementare le sue competenze genitoriali, facendo di lei, cercando di lavorare con lei attraverso tutta una serie di strategie per l'incremento delle sue competenze genitoriali. Perché la sua genitorialità è altro del suo funzionamento individuale. Ma la cosa ancora più immediata è che io posso essere la persona più sana al mondo, ma non per questo essere un buon genitore, perché la mia genitorialità implica l'attivazione di altre competenze che devo cercare di capire per quali sono. Dire che la genitorialità è una funzione processuale vuol dire che la genitorialità non è data una volta per tutte. Io posso essere un meraviglioso genitore quando mio figlio o mia figlia hanno 2 mesi e che richiedono alcune mie competenze, posso essere un genitore meno competente, ad esempio in adolescenza, nell'adolescenza dei miei figli, quando poi, siccome l'adolescenza implica tutto il casino, lo sconvolgimento, lo scompaginamento degli equilibri interni, e la messa in crisi dei rapporti di autorità, dei rapporti con la genitorialità, eccetera, posso essere meno competente. Oppure posso essere adesso assolutamente competente, ma se io affronto un momento di crisi nella mia vita, un lutto, la perdita del lavoro, una separazione, eccetera, questo può mettere in crisi anche delle competenze genitoriali. Questo che cosa ci dice in estrema sintesi? Che un conto è la genitorialità e un conto sono altri domini di competenza. Ok? Stessa cosa vale, ad esempio, per il discorso anche dell'orientamento sessuale. Ma come ci arriviamo? Cercando fondamentalmente ancora una volta di entrare più nello specifico. E io dico, se questa genitorialità si definisce in questo modo, ma quali sono le sue sottofunzioni? Io ho fatto una narrazione molto specifica delle sottofunzioni genitoriali. La genitorialità è la capacità di dare cura, di dare amore, di dare affetto. La capacità anche di far sentire l'altro inserito all'interno di un contesto, in cui, di un confine in cui può ritrovarsi, può ritrovare le sue radici. Questo io dico quando no, importanti psicanalisti, ad esempio Winnicott, ci parlano di holding, no, dell'holding materno, l'holding del caregiver, che cos'è? È l'abbraccio, il contenimento, perché noi non potremmo esistere
se venissimo, come dire, abbandonati subito al momento della nascita. Pensate a tutti gli studi, non so se li conoscete, gli studi di Spitz sui bambini ospedalizzati che cadevano nel malasma infantile. Perché come si fa ad avere consapevolezza del proprio corpo se non c'è un genitore che ti accarezza, se non c'è un genitore che ti manipola e che ti fa sentire la propria percezione, cioè quella percezione del corpo che poi diventa la rappresentazione simbolica del piacere, del dolore, dell'esperienza dello stare con l'altro. Noi costruiamo il nostro mondo interno attraverso la relazione con i genitori. Tutta la teoria dell'attaccamento, che cosa ci dice? Ci dice fondamentalmente che noi costruiamo i modelli rappresentazionali di noi stessi, cioè la capacità di pensarsi e di sentirsi degni e meritevoli di amore, di cura e di attenzione, se abbiamo sperimentato amore, cura e attenzione nelle relazioni precoci. Quindi lo sguardo della madre, lo sguardo del padre, lo sguardo del caregiver è qualcosa che serve anche a regolare le proprie emozioni, a sentirti un'appartenenza, a sentirti che tu esisti per l'altro. E se io non ho sperimentato bene questa cosa, è ovvio che poi sviluppo di me un modello insicuro che mi porta poi a fare casini nelle relazioni e a ricostruire le relazioni disfunzionali. La genitorialità è anche la capacità di dare norme, di dare regole. E le norme e le regole sono importanti, sapete perché? Non solo perché ci danno il criterio appunto valoriale di riferimento, ma perché le regole e le norme svolgono una funzione regolativa e strutturante. Quando io dico, quando faccio supervisione anche con i genitori, è importante ad esempio che un bambino, non è che un bambino oggi può mangiare, che ne so, o fare i compiti un giorno alle 4, un giorno alle 8, un giorno niente, un giorno alle 11 di sera, un giorno alle 5 del mattino, lo svegli per... No, perché? Perché il bambino ha bisogno di costruirsi lo schema della prevedibilità del mondo. E dare una norma, dare una regola, vuol dire mettere quel bambino nella condizione di poter dire ok, accade quest'altro, e di costruire un ordine interno che regola molto i livelli anche delle emozioni. Quindi la capacità genitoriale è anche questa. E poi la capacità genitoriale è quella di prevedere le tappe evolutive dell'altro, prevedere le tappe evolutive del bambino e della bambina e accompagnarle all'interno di queste conquiste evolutive. Vuol dire far sentire anche l'altro inserito all'interno di una storia transgenerazionale, la radice relazionale senza la quale nessuno di noi potrebbe vivere. Ognuno di noi ha delle radici, che sono le famiglie di sangue, ma molto meglio le famiglie scelte, le famiglie per scelta. Ognuno di noi costruisce un'appartenenza ed è su quella che noi strutturiamo la nostra capacità di stare al mondo. Ora, se tutto questo è genitorialità, torniamo alla nostra domanda di partenza. L'idea è, se la genitorialità è cura, amore, affetto, norme, eccetera, 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 chi mi dice che un soggetto omosessuale è un soggetto incapace di dare cura, amore, affetto, eccetera, eccetera? Ma ancora di più, chi mi dice che un soggetto eterosessuale è di default un soggetto capace di garantire tutto questo? E a che cosa ci serve tutta questa mia riflessione, questo, no? Questi passaggi verbali che ho fatto affinché spero vi restino? Per dire quindi che nella valutazione della genitorialità un conto è l'orientamento sessuale, ossia l'attrazione erotica ed emotiva affettiva verso un altro, che sia del mio stesso sesso e parliamo di omosessualità, che sia del sesso opposto e parliamo di transessualità, o di entrambi e parliamo di bisessualità. E un conto è l'esercizio delle competenze genitoriali, che è tutt'altra cosa rispetto a quello che è fondamentalmente l'orientamento sessuale, l'attrazione erotica. Quindi noi stiamo riconoscendo l'autonomia di questi costrutti e non possiamo fare caos e pensare che siano assieme, che siano collegati. Questo ci aiuta quindi a non cadere nella trappola di chiedere al professor Taurino una tesi sul funzionamento della famiglia omosessuale. Nessuno lo chiederà più, no? Perché sono capito che sono indipendenti, che non c'entra la struttura e che non c'entrano questi due costrutti, come mai andare a chiedere una cosa di questo tipo? Ci siete? In realtà però ci sono delle altre dove uno dice va bene, ok, sì, ok, esiste la proprietà di modelli familiari, te lo passiamo. Ci hai pure fatto capire che va bene, i genitori omosessuali possono essere anche dei quelli competenti tanto quanto le persone eterosessuali. La domanda però è, sì, ma qua magari. E i bambini? I bambini hanno bisogno di un padre e di una madre. Che succede a questi bambini che stanno con due uomini
due papà o due mamme. E lì, da questo punto di vista, io ho ampiamente documentato in questo testo tutti gli studi di letteratura che da più di 40 anni, perché non è una cosa recente, ma a partire dall'America in tutti i contesti in cui è possibile l'adozione alle coppie omosessuali, ci sono studi sulla genitorialità omosessuale, ci dimostrano fondamentalmente che non esistono differenze tra bambini che crescono con genitori omosessuali e bambini che crescono con genitori etero. Non ci sono differenze che vuol dire che stanno bene tanto gli uni quanto gli altri, o che stanno incasinati tanto gli uni quanto gli altri, perché non è ancora una volta la struttura esterna quella che ci deve orientare nella valutazione, ma è come funzionano quelle famiglie. Su un punto però differiscono assolutamente, ossia le situazioni stressanti connesse all'essere oggetto di processi di omofobia istituzionalizzata. La discriminazione è quello che crea in quelle famiglie maggiori difficoltà e che mette quelle famiglie nella condizione di vivere maggiore complessità rispetto alle famiglie eterosessuali. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo allora che non c'è la possibilità di poter vedere su varie variabili, quindi comportamento, assunzione di comportamenti delinquenziali, rapporto con i pari, rendimento scolastico, non ci sono differenze. A meno che per alti livelli di stress, nel momento in cui noi parliamo, nel momento in cui noi parliamo di essere sottoposti a un'omofobia istituzionalizzata. Ma da un certo punto di vista, va bene, ok, ci ho convinto pure di questo, convinto di aver convinto, anche se non è mia intenzione convincere, come diceva Maria, ma farvi riflettere e ragionare assieme. La grande questione però è, ok, ma in realtà, perché la domanda che spesso sotterranea, che poi qualcuno ha sempre cuore di fare, ma ogni tanto fanno, no? E quindi la faccio io, capito, ma un bambino che vive con due genitori omosessuali, guarda che si stressa la cosa omosessuale, non è che poi diventa omosessuale pure lui come i genitori? Adesso onestamente, quanti di voi si sono fatti questa domanda? Nessuno? Dite la verità, più o meno, vero? La domanda a parte, poi c'è un'altra ancora più importante che vediamo dopo. In realtà, quando io facevo tutta questa, le mie prime, no? Presentazioni strafighe su 3.000 dati, convegni di psicologi, di medici, di psichiatri, queste cose, presentavo questo dato e dicevo, la ricerca ci dimostra che i figli di genitori omosessuali non diventano genitori omosessuali come i loro genitori. Sapete però che nel momento in cui dicevo questa cosa, sentivo una sorta, sai come quando hai difficoltà dici, cosa sto dicendo? Allora il mio ragazzo dice, beh, questo dentro una castroneria, me ne esco subito da questo discorso. Poi mi sono interrogato, perché sento che sto restituendo un dato di ricerca importante, perché provo disagio? Perché anche qui, se noi non chiamiamo bene il dato e non usiamo il giusto linguaggio, crediamo di dare quello che io definisco come la colata di cemento sugli stereotipi. Perché sembrava quasi che stessi dicendo, stiamo tutti tranquilli, atteggiamento rassicurante, anche se hanno due genitori omosessuali, tranquilli, non diventano loro omosessuali. Come se l'omosessualità fosse un problema. Allora quella era la colata di stereotipo, cioè la colata di cemento sullo stereotipo. Perché in realtà questo vuol dire assumere di base un atteggiamento tranquillizzante, rassicurante rispetto al fatto che il bias è che l'omosessualità sia un problema. Ma l'Organizzazione Mondiale di Sanità ci ha detto che l'omosessualità è una variante naturale del comportamento sessuale umano. Ce lo dicono delle importanti associazioni scientifiche, l'American Psychiatric Association, l'American Psychological Association. Ce lo testimonia la storia, come ci ha detto anche Maria prima. Allora il discorso qual è? Poi io dico, ho imparato a parlare bene e a dire una cosa importante, cioè che l'orientamento sessuale dei genitori non è predittivo e non incide sull'orientamento sessuale dei figli, che non è rassicurare, non deve che non c'è nessuna correlazione, perché del resto io, persona omosessuale, provengo da genitori eterosessuali, non è che ho avuto la contaminazione dell'eterosessualità, come io non contaminerei mai una, come dire, la mia omosessualità e i miei ipotetici figli. Siamo tranquilli su questo, vi posso rassicurare, non esiste contagio né dell'eterosessualità né dell'omosessualità, perché è un orientamento sessuale. E c'è la prima lei, la mia impera. Tutti,
fondamentalmente, perché nasciamo sempre quello, magari almeno riusciamo a essere, però per il momento nasciamo sempre ancora da un uomo e da una donna, quindi almeno biologicamente, come ci diceva Maria prima, no? Però c'è un'altra domanda ancora. Io dico sempre, mi diverto moltissimo, perché se io a un certo punto decidessi di chiedere a Marco, qualcuno di voi, di organizzare una conferenza sul complesso edipico, mi metterebbe sempre quanti a ridere, dice, ma questo è rimasto ancora il fratello di Freud, che quello voleva uccidere il padre, sposare la mamma, cioè, no, cioè, come si chiama, a che serve giocare il complesso edipico? Non c'è mai però una conferenza in cui io non abbia parlato di voce interdita, in cui la domanda è il complesso edipico dove finisce? No, scusate, no? Come si creano i processi di identificazione se non c'è un uomo e una donna? Ci si è presa la domanda? E in realtà dovremmo veramente farla, una domanda di questo tipo, perché il complesso edipico è molto complesso, scusate il gioco di parole, ma il complesso edipico di cosa ci dice? Ci dice fondamentalmente, ci dà l'accesso alla chiave dell'intersoggettività, ci dice che il legame claustrofobico che c'è, no? Il legame urofobico che c'è tra il bambino e la madre deve essere, come dire, in qualche modo rotto attraverso l'introduzione del terzo, l'intersoggettività e l'apertura all'intersoggettività, il complesso edipico. Ma senza entrare nella complessità, diciamo, di questi temi psicodinamici, in realtà io dico, ma un bambino che vive con due genitori dello stesso sesso, con due papà o con due mamme, non è che vive nel vuoto pneumatico spinto, nel vuoto sociale, cioè vedrà che esistono uomini, che esistono donne, avrà una nonna, un nonno, uno zio, una zia, gli amici della mamma, eccetera, eccetera, o gli amici dei papà, no? Avrà dei modelli di identificazione, non è che i processi di identificazione, come dire, vengono bloccati dal fatto che hanno questa costrizione da larghe a stare soltanto con due uomini e con due donne. I processi di identificazione, ognuno di noi li costruisce nel suo percorso evolutivo confrontandosi con diverse persone. Quindi, da questo punto di vista, la cosa importantissima allora è proprio riuscire a comprendere questo tipo di modelli. Cioè il fatto che, ripeto, siano tutti questi costrutti che noi dobbiamo acquisire, lottando per l'omofobia e contro l'omofobia. La cosa interessante è che quando io presento questo libro, io lo dico sempre, lo presentavo con un mio carissimo amico, che è il giudice onorario presso il Tribunale di Bari. E a un certo punto, nell'introduzione, mi ha detto, ah, successa questa cosa. Oggi stavo per uscire di casa e mio figlio mi ha bloccato, figlio di 6 anni, e mi ha detto, papà, leggiamo un libro stasera. Diciamo, madonna, no, guarda, manca un posto perché sto andando a presentare un libro. Un libro. Che libro è? Un fumetto? Cioè, non proprio, è un libro di un carissimo amico che si chiama Alessandro Torino, che parla di genitorialità omosessuale. Bambino, genitorialità omosessuale. E che cos'è la genitorialità omosessuale? Allora, vado a vedere il film, che ho detto, vabbè, allora, cioè, tu lo sai, ma tu hai un papà e una mamma. Ci sono invece tanti bambini come te che hanno due papà o due mamme, tanto che il libro del professor Torino si chiama proprio due papà, due mamme. Risposta del bambino, prima rimane, no? Freezing, no? A un certo punto dice, mamma mia, papà, è strana questa cosa, è strana. Non ci pensa, però, secondo me, si può fare. La cosa bellissima è stata che a un certo punto dico da ancora più importante, questo è stato il passaggio, secondo voi perché era strana? Cosa c'era nella mente di quel bambino? L'idea, no, ma come, c'è due maschi, due femmine, non è la mamma, il papà, dove sono finiti? A un certo punto gli ha detto, scusami Marco, ma mi spieghi una cosa? Chiediamo, perché i bambini ci possono insegnare molto. Gli ha detto, scusa, ma perché è strana secondo te? Quindi gli ha risposto, come perché strana? Ma perché tu me ne hai mai parlato? A scuola me ne hanno mai parlato? Come facevo io a sapere che c'erano dei bambini che hanno due papà e due mamme se nessuno me lo dice? Era quello il suo criterio di stranezza. Non era il fatto che la perversione della, no, dell'orientamento, se c'era, cioè, che noi abbiamo avuto sto castello in aria, avevo il costume. No, per era più semplice. Per questo è importantissimo tutto questo discorso che stiamo facendo, perché se noi in realtà oggi non inauguriamo nuovi modelli di rappresentazione, o meglio, più che nuovi, modelli di costruzione della realtà che partano dalle soggettività incarnate,
anche perché noi oggi pensiamo di parlare di genitorialità omosessuale come se fossimo, se ne avessimo il diritto, se mai avessimo il diritto, di esprimerci su qualcosa che forse, non lo so, tra mille anni si potrà verificare su uno dei sette pianeti che adesso sono stati, no? Dei sette pianeti che sono stati scoperti. No, no, le famiglie omosessuali esistono. I bambini che vivono con genitori omosessuali in Italia esistono. E avere ancora un atteggiamento pregiudizievole, stigmatizzante dei movimenti televisati vuol dire reiterare forma di violenza istituzionale. E questa è la cosa più grave. Legittimare convegni come quelli di cui ho parlato prima, no? Per cui secondo me dovremmo veramente mobilitarci a livello accademico alto per contrastare queste forme di potere e di sapere. Perché noi dobbiamo inaugurare nuovi poteri per nuovi saperi, non il potere dell'obiettivo, il potere della conoscenza, il potere della relazione, il potere dell'incontro, il potere della integrazione dei punti di vista, il potere della decostruzione del pregiudizio, della decostruzione della violenza. Perché queste sono forme di violenza, non possiamo ancora incastrarci nella logica che essere, ripeto, razzisti, omofobi, oggi sia un'opinione, io posso essere libero di esprimerla. No, perché è istigazione alla violenza pericolosissima. E noi abbiamo il senso della responsabilità, perché i processi di cambiamento passano e viaggiano attraverso l'impegno, come dicevo all'inizio, di ognuno di noi. Quindi, per chiudere, in realtà, se noi andiamo a lavorare sui giusti costrutti, se noi pensiamo, ripeto, qualità delle relazioni, consapevolezza di che cos'è l'orientamento sessuale e autonomia rispetto alle funzioni genitoriali, se partiamo dalle funzioni genitoriali, se capiamo che non esiste la natura o la naturalità, ma che tutto è l'esito di processualità socioculturali, se scegliamo la pluralità dalla genitorialità, eccetera, 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 ma se pensiamo al diritto che ognuno di noi ha all'autodeterminazione, noi pensiamo che ci possano essere le premesse veramente per mettere in campo modelli pluralisti. Prego. Perché ognuno di questi pezzetti poi apre un mondo infinito di riflessioni e di lavoro su noi stessi,
perché noi dobbiamo lavorare su noi stessi. Quindi quello che è importante è veramente andare a ricostruire dentro di noi i modelli interiorizzati di famiglia, di genitorialità, di attentività, eccetera. Però è importante avere, come dire, l'atteggiamento critico per dire: io devo mettere in campo processi protettivi nei confronti di mio figlio, di mia figlia, e fare in modo che io non sia la persona che può in qualche modo attivare maggiormente processi di, ecco, di non protezione. Pensate a quanto importante il ruolo di un educatore, quello di un genitore, quello di un docente che può invertire le traiettorie di rischio legate alle nostre vite. Se riusciamo a mettere in campo processi di accoglienza, è chiaro che dobbiamo lavorare molto dentro di noi, perché questi, alla fine, questi processi sono molto più semplici in realtà di quello che sembrano, perché basterebbe in realtà arrivare, ma dopo questo, attraverso questo guado molto complesso, a parlare appunto di che cosa? Dell'importanza dell'amore, dell'affetto, del rispetto di sé, del rispetto dell'altro, delle relazioni. Ma è ovvio che dobbiamo fare un passaggio molto complesso, perché non possiamo dire, vabbè, perché molto spesso, ma la prima cosa che dico, sì, vabbè, lo so, perché c'è bisogno di fare le cose? Siamo tutti quanti persone. No, un attimo, prima di arrivare alla categoria persona, affrontiamo tutta la nostra specificità, poi eventualmente andiamo in un'ottica di integrazione. Ognuno di questi pezzettini ha bisogno di un'elaborazione interna molto complessa, però si può fare attraverso, ripeto, intanto la conoscenza dei costrutti adeguati e soprattutto la ricostruzione delle correlazioni illusorie, perché se noi facciamo questo siamo molto più liberi noi, sono molto più liberi anche gli altri. Prego. Sì, può alzare la voce perché...
mi lascio. Certo. Scusate. No, ripeto, grazie a te per la generosità. Ho mandato un messaggio mentre io ero al lavoro. Oggi la visita di provarlo. Io ho mandato un messaggio a me. E mi prendo sia male che non c'è più. Però gli auguri erano per me. Alla mia mamma, in particolare, perché ha fatto la mamma che ha fatto. Mi prendo a te. Bellissima. Bellissima. Questo è esattamente quello che dicevo prima io, no? Cioè che le funzioni genitoriali sono prescindono dall'identità, prescindono dalle coppie, prescindono da ognuno, fa svolge funzione genitoriale. Lei è stata una persona che verso i figli ha avuto questa funzione, no? Però come vedete la difficoltà è collegata a tutta una serie di cose che scattano nelle relazioni. Infatti, no, come vede, le parole di suo figlio hanno fatto scattare un po', hanno fatto mettere in discussione lei, la sua vita, quello che era stato. E sono questi i processi che in qualche modo noi dobbiamo veramente gestire, no? Nel rapporto con i figli. A me la cosa che più mi colpisce sempre è quello che poi la figlia di Gianfranca, diciamo, no? Ha detto nel video, nel bellissimo film Due volte genitori, che è un documentario di Claudio Cipelletti, proprio diciamo, sulle famiglie che fanno, sull'esperienza di Agedo, le famiglie che fanno appunto, che scoprono il camminato, che devono poi gestire il cammino dei figli. La cosa che Gianfranca sempre testimonia, ripeto, lo dico perché mi sembra molto illuminante, è che a un certo punto lei ha detto ma io non posso, non capisci che questa cosa, io non posso accettarla, perché mi fa schifo, ma ti rendi conto, mi fa schifo. La figlia di Gianfranca, ripeto, ha detto in quel video, e lì ha fatto crollare Gianfranca, perché a un certo punto le ha detto, mamma, se tu dici che l'omosessualità ti fa schifo, è come se tu stessi dicendo che ti faccio schifo io. E quello ha aperto un universo nuovo di affrontare quella questione. Non solo, ma da un certo punto, sempre, perché Gianfranca in quel documentario, non è che sto svelando nulla perché è un documentario pubblico, quindi voglio dire, avrebbe detto adesso se fosse stata ancora qui, lei dice, in realtà, quello che a me mi interessava, sapete che cos'è? Era confrontarmi con una persona che non mi diceva che io ero sbagliata. Sapete perché? Perché vivere con una persona che continuamente ti dice che questa cosa è sbagliata, che sapete che cosa succederà a me? Ero io che dubitavo di quelli che erano la spontaneità e la naturalezza dei miei sentimenti. Ho cominciato, e quindi quello è il passaggio dall'omofobia istituzionalizzata all'omofobia interiorizzata. Cioè io mi convinco che effettivamente non potrò mai avere una relazione, eccetera, eccetera. Allora la mia domanda è, ma quanto dolore si potrebbe risparmiare non solo ai nostri figli, ma anche a noi, se noi riuscissimo veramente a ricostruire questi maledetti stereotipi con cui abbiamo costruito e che ci hanno inculcato nella nostra mente, i processi di socializzazione, i nostri genitori. A un certo punto, in modo quasi impopolare, non ci sono molti omosessuali che a un certo punto vengono in terapia da me e a un certo punto dico, senti, ma a tua mamma glielo devi per forza dire, che sarebbe una contraddizione, come ha lavorato per una vita sul valore politico, culturale, della testimonianza, della visibilità, del coming out. Ho capito, ma se quella è, come dire, è la gabbia in cui io mi incastro rispetto alla frustrazione di poter dire e non poter dire, allora è lì il cortocircuito. Per esempio, lascia che sua figlia, che sia sua figlia a gestire eventualmente il coming out con sua mamma, se lo vorrà fare. Se ne interroga a farlo, l'importante è che l'abbia fatto con lei, e l'importante è che da lei oggi abbia la protezione, l'importante è che da lei abbia il contenimento, la protezione, perché quello che vive con lei, questa figlia vive con lei, sarà, come dire, il volano di tutte le sue esperienze con altre persone, delle sue vite relazionali. Questo è importante. Partiamo da quelle difficoltà, ripeto, le ringrazio per la generosità, perché non è facile, no? Dire queste cose, perché poi noi in tutte queste, no, queste conferenze ce ne usciamo sempre dentro e diciamo, certo, no, non siamo tutti, poi no, perché in realtà o in un modo o nell'altro, ognuno di noi ha delle cose da costruire, perché purtroppo se non si ha la consapevolezza non solo dei costrutti, ma di tutto ciò che si muove nelle nostre pance, in realtà bisogna, come dire, mettersi in questo stato di decostruzione di sé, di decostruzione dei modelli, per facciare quello che è l'autenticità dell'altro. Quindi sempre dobbiamo fare in modo di costruire processi di autenticità, ossia fare in modo che ognuno di noi, ognuno dei nostri figli possa realizzare il sogno o l'idea che ha di sé,
è questa l'autenticità, non farli diventare quello che devono essere, ma quello che vogliono essere, per un principio di autodeterminazione. Cioè noi dobbiamo supportare e sostenere, perché attraverso il nostro amore, la nostra accoglienza, loro potranno interiorizzare modelli positivi di rappresentazione di sé e costruire relazioni positive, a partire da questa complessità. Ma facendo questo lavoro sicuramente possiamo proteggere gli altri da quelli che sono i nostri processi di, in qualche modo, negazione, diciamo, dell'altro. Quindi grazie, grazie di cuore per questa testimonianza. Grazie al professor Paolino per questo emozionante intervento. Noi avevamo invitato anche il professor Attilio Pisanotti, è dovuto andare via per ragioni familiari. L'avevamo invitato per integrare questa panoramica che abbiamo fatto oggi dal punto di vista sociologico, psicologico, ci avrebbe dato il suo contributo dal punto di vista giuridico e politico. Io vi invito, se può interessarvi, eventualmente a leggere due sue pubblicazioni, una del 2016 e una del 2017, il ruolo delle corti nel percorso verso l'approvazione della legge Cirinnà e il ritorno alla complessità del diritto e paradigma biogiuridico nel percorso verso la legge Cirinnà-Fogliani. A questo punto qualcun altro vorrebbe dire qualcosa? Ai nostri relatori, qualche curiosità, qualche dubbio? Questa è una cosa molto facile, non una domanda, ma la lettura, siccome la famiglia è un po' più presente con la lettura, non è una cosa che quello che stavo dicendo, siccome vengo da famiglia con dei valori e di apertura, che personalmente a volte non ho trovato fuori, sia su questi temi, parliamo sulla strada della vita della nonna, c'era un signore che era un compagno, dove purtroppo una sera venne addirittura i carabinieri per dividerli, parliamo degli anni 70, una cosa veramente bruttissima. Io non ero molto nato, mi sono contattato, ma me lo raccontarono. Io ho conosciuto questo signore che è ancora più te, che dopo quell'episodio non ha avuto più un compagno. E il rispetto che ci ha insegnato mia nonna, il rispetto della naturalità, come diceva lei prima, e quindi quello di cui ho pensato in questo seminario, in particolare perché nel mio percorso mi sono approcciata anche con il counseling, quindi proprio la relazione, l'ascolto, l'accogliere quello che è la persona con la propria essenza, con le proprie risorse. E quello che volevo dire è che complimenti entrambi su quello che avete posto, perché innanzitutto il genitore dovrebbe essere accoglienza a prescindere, e forse oggi accadrebbe meno problemi di quelli che stiamo vivendo, a partire da un genitore più attento al rispetto di quello che è il proprio figlio, che è parte di me. Cioè, io sono così, e se mio figlio ha preso altre scelte sessuali o altro, l'accogliere potrebbe evitare la morte, potrebbe persone che non accettano il rifiuto dei propri genitori oppure della discriminazione. Lei ha usato anche prima una parola che mi ha colpito anche in un'altra lezione che frequento come corso di università, il razzismo visto solo come la razza, no, c'è anche in diversi settori. Quindi l'apprezzamento me ne vado arricchita dell'apertura, del significato storico del senso del non prendere per scontato e per ovvio per questi benedetti stereotipi, e di questo ve ne voglio ringraziare. Ludovico Rizzo, che è il delegato alla tematica LGBT per l'Inclecce, a dire due parole con noi.
Piacere, buonasera, sono la direttrice appunto delegata alla matematica del GDT dell'associazione LINC, abbiamo fatto questo seminario proprio per sensibilizzare la comunità accademica su dei saperi, su questa cultura della comunità dei GDT che non vengono intersecati nella didattica ordinaria. Quindi davvero grazie ai presenti per aver venuto a questo seminario. E vi ricordo il 10 aprile in Ecotecne ce ne sarà un altro ancora, un altro appuntamento, e a cui vi invito di partecipare. Grazie mille. Grazie a tutti, io veramente sono molto contento della qualità del dibattito che si è instaurata e sono veramente contento del fatto che l'aula sia rimasta abbastanza piena fino alla fine. Il 10 aprile continuiamo con la seconda parte di questo progetto, parleremo di disturbi specifici dell'apprendimento e sarà importante perché l'università presenterà i propri strumenti compensativi per superare appunto le difficoltà legate all'apprendimento e allo studio. Molti di noi non si accorgono per tempo di avere un DSA, quindi è importante prevenire e capire dove può esserci un disturbo specifico e soprattutto come affrontarlo. Vi ricordo prima di uscire di passare dal mio amato il Codicolizzo per dell'uscita. Vi ringrazio veramente, ringrazio Camilla, la mia psicologa di fiducia che ha voluto moderare questo incontro. Ringrazio tutti voi e ci vediamo alla prossima.